Ritrovati. Allora, avete passato un buon Natale? Avete mangiato bene? Vi siete trovati con amici, parenti, regali e quant'altro? Possiamo parlare del Natale? Non sono il Grinch, però c'è qualcosa che mi stupisce sempre, mi ha fatto sempre pensare sul Natale. Il Natale sostanzialmente è il compleanno di un bambino povero nato in una stalla ed è diventato la festa del consumismo in cui sostanzialmente si mangia, si spende, poi ci si impone di incontrarsi, far finta di volersi bene per 2 ore davanti a un tavolo, nel frattempo covano sentimenti ambigui. Io penso che se dovessimo aggiustare delle cose con delle persone dovremmo farlo tutto l'anno, non farlo semplicemente perché lo comanda il consumismo di una cena che poi ne risentiamo gli effetti il giorno dopo o per alcuni mesi se è stata particolarmente pesante. Ripeto, non sono il Grinch, ma nel Grinch trovo qualcosa di molto divertente. E l'altra cosa, si dice ai bambini che Babbo Natale non esiste. Questa non è proprio tutta la verità. Babbo Natale è ispirato a una persona veramente esistita, che era San Nicola. Si è prodigato con la sua eredità a donarla ai poveri e a creare le doti alle ragazze povere che sennò non si sarebbero potute sposare e avrebbero fatto ben misera fine. Dunque io penso che per il Natale e quindi anche nel periodo successivo, se noi veramente volessimo festeggiare, una delle cose che si potrebbe fare è aiutare tutte le ragazze nel mondo anche con piccole donazioni. Ci sono tantissime associazioni che aiutano le ragazze per avviarle agli studi, a trovare un lavoro, e questo sarebbe il miglior modo di festeggiare. Questo sarebbe un bel modo anche di insegnare che la figura di Babbo Natale sì esiste e dovremmo tramandarla ai figli, ai nipoti, ma con questo senso, cioè di aiutare persone che si trovano in condizioni di fragilità. E moralismo e buonismo? Non lo so, intanto non capisco che cosa ci sia di male nel buonismo. È meglio avere il rancorismo che pare imperi in questo mondo political correct? Direi proprio di no. Però la mia è concretezza anche storica di fatti e di tramandare in maniera giusta le tradizioni. Rimane che il Natale ha il senso che è il compleanno di un bambino povero, e quindi pensiamo ad Aleppo, pensiamo ai bambini nei campi Rom, pensiamo alle ragazze che non hanno un futuro se qualcuno non si dimentica del proprio egotismo. E un'altra cosa, in queste notti, in seconda serata, è andata in programmazione un nuovo programma televisivo dal titolo Secret Millionaire, e l'ho trovato un programma molto intelligente, è un format funzionale a questo periodo. Mentre Riccanza va a mettere sale sulla ferita della scissione sociale che si sta esacerbando e si sta esasperando, Secret Millionaire invece tende a far proprio l'opposto, che ci sono comunque appunto dei pregiudizi da entrambe le parti e che un'esperienza che magari cogliendo appunto l'occasione delle feste in una mensa o guardando al di là o rinunciando a qualcosa per sé e per gli altri ci fa avvicinare e entrare in armonia in un mondo che il mondo non è fatto solo dei nostri simili, ma anche da persone che hanno avuto un destino differente dal nostro. Allora ditemi che cosa ne pensate, mettetemelo sotto nei commenti. Vi ringrazio, vi auguro comunque di aver passato delle serene festività anche per il prossimo anno, che sia un anno pieno di serenità, pieno di pace, e se l'avete diffondetela con gli altri. Commentate, iscrivetevi e alla prossima. Un bacione, ciao!